Per le pit bike over 125 il podio è di Marinelli, Trebbiani e Antinori, mentre per le over 150 è il Grillo a strappare la vittoria a un agguerrito Pannone, che si inserisce a spallate e arriva secondo. RSR, come mai questa scelta? Perché sono distributore ufficiale del Lazio. Una grande soddisfazione quindi? Sì, poi stiamo andando molto bene il campionato e se vinciamo la prossima gara ci aggiudichiamo il podio, insomma, il campionato. Un gruppo di testa da brivido in S4. A vincere in assoluta è Covi, leader in classifica di campionato, mentre Califano arriva secondo dopo aver lottato con il Pullman Rossi, che nonostante una faticosa difesa sale terzo sul podio. Chi ti ha dato più filo da torcere, Califano o Rossi? Sono veramente due piloti molto, molto forti e mi hanno dato non poco filo da torcere. Sì, sono retrocesso in seconda posizione, Califano è scivolato al penultimo giro e sono arrivato primo. In classe S2 domina Girolami, che corre in solitario con un impressionante vantaggio in velocità su Lucarini, tirato per la coda da un furioso Cianfrocca che cade in gara 1 dopo aver sfidato Girolami sullo sterrato. Lucarini non lo lascia passare e arriva secondo lasciando Cianfrocca al terzo posto. Questa moto ti dà grandi soddisfazioni? Sì, devo dire che mi trovo veramente bene, abbiamo trovato il giusto setup delle sospensioni, del motore, sono veramente contento, mi è asciutto naturale. Sono contento, la categoria è un po' semplice sinceramente, a me mi serviva come allenamento, l'ho sfruttato per questo. Semplice perché? Semplice perché comunque sia, partecipando al campionato italiano sono magari abituato a dei livelli più alti di loro che magari non fanno il campionato italiano. Quindi è un connubio, no? Pilota e moto. Sì, questo sicuramente, sì, no, sono molto contento della TM, ho cambiato a metà anno, prima correvo in Aprilia, e devo dire che trovo moltissima differenza. C'era veramente, hai distanziato parecchio gli altri piloti. Sì, e poi la Tina per me, come dicevo prima, è la pista preferita, ci vado molto bene. Salmaso continua ad imporsi in categoria S1 su Leone e Zamparini. Le classifiche del Trofeo Lazio Supermoto confermano che la suddivisione delle classi è stata indovinata e a parte il titolo della S5 andato al beneventano Edoardo Riccardi e nella Pit Bike Under a Rienzi, tutti gli altri titoli sono ancora da assegnare. È stata una bella gara, molto combattuta e ringrazio tutti e anche la Dream che mi sta offrendo sotto forma di sponsor un grande aiuto. Per la finale, prevista sul circuito internazionale del Volturno a Limatola in provincia di Benevento, la data scelta sarà il 21 settembre. Tutte le info sono comunque sempre disponibili sul sito www.trofeolazio.com.